Grazie, grazie Presidente. Lo state rifacendo. Sono 30 anni che fate quello che state facendo in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi. Ci spacciate le vostre ricette fallimentari e distruttive come l'unica e unica possibilità per uscire dai pantani nei quali voi stessi ci cacciate. Sono 30 anni che ci propinate delle ricette economico-politico-sociali fallimentari, dicendoci che non ci sia un'alternativa. E criminalizzando chiunque la pensi diversamente da voi. Lo state facendo anche adesso con un modus operandi che non mi meraviglia, annichilendo e annullando ogni minima forma di dibattito, di confronto parlamentare. Io penso che solo gli stolti possono avere certezze in un momento come questo, in cui anche nel mondo scientifico si dibatte, ci si confronta, e anche la politica dovrebbe fare del confronto il suo pane quotidiano per provare a individuare le soluzioni migliori. Voi invece vi ammantate di questa autorevolezza che in realtà non avete, vi autoproclamate elite dei migliori. In realtà navigate a vista, non sapete minimamente quello che state facendo e finirà come è finita negli ultimi 30 anni, che farete disastri e lascerete macerie dietro di voi. Sono 30 anni che ci dite che le vostre ricette sono le uniche possibili e immaginabili. Lo avete fatto in tutti i campi della nostra società, della nostra vita politica, della nostra economia, della finanza. Sono 30 anni che ci dite, per esempio, che non potevamo permetterci un certo livello di sanità pubblica, allora via lì a tagliare con il macete, ai posti letto. Ne abbiamo persi circa 70.000 negli ultimi 20 anni, perché ci avete detto che non si poteva sostenere quel livello di sanità pubblica. Poi è arrivata la pandemia e non avevamo dove mettere i nostri ammalati. Sono 30 anni che ci avete detto che non potevamo più sostenere un certo livello di età pensionabile e che bisognava alzare l'età pensionabile. Poi ci siamo resi conto che i nostri anziani morivano sotto i colpi del Covid e allora ci siamo posti il problema di proteggerli. Poi però adesso ritorniamo ad alzare l'età pensionabile. Disastri su disastri. Sono 30 anni che ci dite che nel mondo del lavoro c'è bisogno di spingere verso la competitività per agevolare quindi il lavoro. Ci avete detto, paradosso incredibile, che facilitando i licenziamenti avremmo creato più lavoro. E allora via colpi di Job Act, via colpi di abolizione dell'articolo 18, via colpi di precariato esasperato, via colpi di voucher e tutto quello che ne è comportato, tagli agli ispettori del lavoro e quindi niente più sicurezza. Ora magari avremo anche i controlli a sorpresa sui posti di lavoro, ci dice il ministro Brunetta. Disastri su disastri su disastri. Ogni cosa che ci avete spacciato come certezza in questi 30 anni si è rivelata un fallimento. E ora, per coerenza e per logica, ci dite che il Green Pass è la soluzione ai nostri problemi, ma non sarà altro che un fallimento del fallimento del fallimento. Ancora questo Green Pass 3, che poi già seguirà, sarà il preludio al Green Pass 4 e poi al Green Pass 5, perché già parlate di modificare le cose che ci state facendo approvare oggi. Navigate totalmente a vista. Il Green Pass prima vale 6 mesi, poi ne vale 9, poi ne vale 12, poi adesso ne varrà di nuovo 9, poi non si sa. Prima ci dite che con 2 dosi ne usciremo, poi in fretta e furia ci dite che serve la terza. Ci dite che è una pandemia dei non vaccinati, ma una pandemia si combatte su scala mondiale. Che senso ha fare la terza, la quarta e la quinta dose sempre alle stesse persone, anziché fare la prima ai paesi poveri che sono totalmente scoperti? Se è una pandemia, il virus va contrastato su scala globale. Come fa un cittadino a fidarsi di una strategia così approssimativa? Chiaramente, se noi ci accaniamo a fare le terze, le quarte e le quinte dosi ai paesi ricchi, non faremo che arricchire i conti correnti delle case farmaceutiche, ma il virus continuerà a circolare e poi prima o poi ti ritorna se nei paesi poveri non viene debellato. Ammesso che questi vaccini possano debellarlo, perché purtroppo stiamo capendo con l'esperienza quotidiana che non è così, perché è un vaccino che sicuramente può aiutare a proteggere le persone fragili e gli anziani dalle forme gravi del virus, ma è un vaccino che non ferma la catena dei contagi e lo dimostra il fatto chiaramente che per esempio paesi come l'Irlanda, che hanno oltre il 90% dei vaccinati, stanno per ritornare in lockdown, che la Germania con oltre l'80% e con la curva dei contagi che sale a dismisura. Ed è evidente quindi che stiamo insistendo su una strada che ci porterà verso il baratro, come tutte le cose che la vostra elite, l'elite rappresentata degnamente da Mario Draghi, ha fatto in questi anni. Posso pensare per esempio anche al caos fatto su AstraZeneca e su Johnson & Johnson. Prima è stato detto che con Johnson & Johnson bastava una sola dose, poi ci siamo accorti che dopo 2 mesi dal vaccino Johnson & Johnson si era già senza protezione, praticamente dura di più uno shampoo. Ci avete detto che già dopo 2 dosi ne saremmo usciti, poi ora ci chiamate a fare la terza, probabilmente ci chiamate a fare la quarta. In tutto questo chiedete fiducia ai cittadini. Però avete messo lo scudo penale blindatissimo affinché nessuno possa rischiare nemmeno
una virgola, un capello, se qualcosa va storto, come si fa a chiedere responsabilità e fiducia ai cittadini se poi però dall'altra parte si blindano le case farmaceutiche alle quali non siete nemmeno riusciti a toccare i brevetti? Per quale motivo dobbiamo pagargli le terze, le quarte, le quinte dosi come le prime? Non erano previste. All'inizio si diceva che dopo due dosi avremmo finito, il virus l'avremmo debellato. Io me lo ricordo, i virologi del carrozzone mediatico, quello che andavano a dire in TV, andavano a promettere miracoli. Ora scopriamo che servono dosi e richiami costanti e continui ogni 4, 5, 6 mesi e però gliele paghiamo uguali sempre, le stesse dosi. Allora come si fa a pensare che sia sostenibile una strategia del genere? E come si fa a pensare che si possa sempre essere forti con i deboli e deboli con i forti? Se volete che i cittadini si fidino di voi, dimostrategli che non siete in conflitto di interessi. Dimostrate che siete capaci anche di intaccare un po' gli interessi economici dei colossi che stanno facendo miliardi sulla pandemia. Altrimenti non potete chiedere fiducia ai cittadini. Non potete perché non ve la daranno. E più li ricacciate, più sarà peggio. Perché non si può pensare adesso che con questo Green Pass voi possiate risolvere una questione di mancanza di autorevolezza e di fiducia che c'è nel Paese. Evidentemente il vostro obiettivo non è neanche prendere quei quattro gatti ormai che sono rimasti senza le prime due dosi, perché chiaramente quello non è il vostro obiettivo. Il vostro obiettivo è finalizzato alla terza dose che presto, molto presto, chiederete a tutti. Ma non potete pensare di estorcere qualcosa con il ricatto, qualcosa che non riuscite a ottenere con la logica delle argomentazioni che non avete. Non pensate che con il Green Pass sui posti di lavoro potrete estorcere la terza vaccinazione alle persone che non la vogliono fare perché non si fidano più di voi. E adesso un altro obiettivo sarà anche quello dei bambini. Quale società mette a rischio i propri bambini per proteggere gli anziani? Dov'è la logica? Dov'è lo Stato di diritto? Chiaramente noi dobbiamo proteggere i bambini per prima cosa, poi pensiamo a tutti gli altri. Non si può pensare che in una società civile degna di questo nome si possa sottoporre un bambino a una vaccinazione della quale non conosciamo ancora gli effetti a lungo periodo e che comunque comporta un fattore di rischio, seppur basso, ma c'è, perché c'è una percentuale di reazioni avverse, e noi esponiamo i nostri bambini al rischio di una reazione avversa, fosse anche una su un milione, noi esponiamo i nostri bambini al rischio di queste reazioni avverse con l'illusione, con la superstizione di poter proteggere degli anziani, che poi abbiamo scoperto che non è neanche così, perché anche un vaccinato si contagia e contagia. Qual è la logica di questa aggressione spregiudicata e totale, questa vaccinazione di massa? Nessuno dice che i vaccini non servano, occhio, è uno strumento. Ma non può diventare lo strumento, il dogma, la fede cieca, il Dio, perché abbiamo capito che non è così. Va usato con prudenza, va usato secondo il principio di precauzione, va usato, nessuno dice che non vada usato, ma non possiamo nemmeno farne un dogma, perché abbiamo capito che non funziona, non è così. Non raggiungeremo mai questa benedetta immunità di gregge. A maggior ragione non la raggiungeremo mai se vacciniamo sempre le stesse persone con terze, quarte e quinte dosi, che casualmente, guarda caso, sono quelle che hanno i portafogli pieni, e non vacciniamo le persone che hanno i portafogli vuoti e che hanno anche le pange vuote, soprattutto nei paesi più poveri. Come si può pensare di avere la fiducia delle persone se le cose che fate sono totalmente senza il minimo senso logico e senza la minima razionalità? E come pensate di poter sostituire una logica che non avete con il ricatto? Non esistono ricatti a fin di bene. Se una persona ti ricatta, tu non ti potrai mai fidare di quella persona. Allo stesso modo le istituzioni, se smettono di essere, diciamo, quel garante del patto sociale, le istituzioni, si mettono a ricattare la gente, le cose non potranno mai andare bene. E allora le persone si prenderanno le piazze e non potrete chiuderle per sempre, non potrete manganellarli per sempre, perché quelle persone ci andranno in piazza e continueranno ad andarci. Perché non pensate, ripeto, certo, di avere con l'autorità quello che non riuscite ad avere con l'autorevolezza. È un attacco a tutto campo, a tutto tondo, alla Costituzione repubblicana, che prevede dei diritti inalienabili. Non ci siete riusciti per 20 anni a cambiarla nella forma. Avete provato a fare le riforme per accentrare il potere presso l'esecutivo. Avete provato ad annullare il Parlamento nella forma, cambiando la Costituzione. I cittadini vi hanno bocciato le riforme costituzionali 2 volte su 2. E allora, visto che non siete riusciti a ottenere con la forma quello che volevate, ve lo state prendendo con la sostanza, cioè state smontando pezzo per pezzo la Costituzione senza modificarla nei fatti. E allora aggrediamo il diritto al lavoro con la scusa della pandemia, aggrediamo il diritto allo sciopero perché li manganelliamo, aggrediamo il diritto alla manifestazione e alla riunione, aggrediamo anche l'articolo alla libertà di scelta dell'articolo 32. Se volete che i cittadini facciano il vaccino, assumetevi la responsabilità se vi succede qualcosa, togliete lo scudo penale. Togliete lo scudo penale, poi possiamo parlare eventualmente di convincere i cittadini a vaccinarsi, perché quello che fate voi non induce proprio le persone
a fidarsi di voi. E quindi noi saremo sempre contro questo attacco spregiudicato che state portando avanti alle fasce deboli, alle persone, ai cittadini, mentre dall'altra parte arricchite le lobby a cui vi apprestate a regalare la gestione del servizio pubblico, dell'acqua...